Prima di passare ad un altro argomento, mi piacerebbe tirare in ballo qualche altra considerazione su questo assurdo episodio della vita di Mozart, che pone degli interrogativi, oserei dire, raccapriccianti. Nel momento in cui si cerca di dare una delle risposte, affiora un'altra domanda e da questa un'altra ancora. Sappiamo che esistono 4 autografi che riguardano l'esperimento di quell'intricato esame. Uno di Padre Martini e 3 di Mozart, dei quali uno è la prova con errori svolta realmente da lui. Uno è la copia della realizzazione di Martini che fu presentata agli esaminatori. Ed uno è sempre la copia della versione di Martini che Mozart portò con sé forse per studiarla. Qualcuno sostiene però che la copia che si portavano i Mozart è quella vergata di pugno dal Martini. Comunque sia, sappiamo anche che esiste un attestato di Padre Martini nel quale egli esprime la sua ammirazione per le qualità musicali del ragazzo. E sappiamo che esiste il verbale dell'esame, in cui si dice che Wolfgango Amadeo Mozart è stato giudicato sufficiente e che, date le circostanze, si è posto partito per la di lui aggregazione all'Accademia e che alla fine il partito trovato, cioè il partito si è trovato ottenuto favorevole. Stranissimo metodo di giudicare. Come lo potremmo definire? A bocce, ortunque sì, a biglie, a palline. E così, ad ogni membro della commissione esaminatrice, venivano date 2 palline, una nera e una bianca. E così ognuno di essi, singolarmente, o bocciava o promuoveva. Pollice recto o pollice verso. Poiché le palline non furono tutte bianche, per alcuni dei congregati, non si sa chi e quanti, il giovane compositore doveva essere bocciato. Ma perché? Sentite come affiorano altre domande. Ma com'è possibile, se Mozart presentò il compito di Martini scritto secondo lo stile osservato, antico e soprattutto secondo le regole degli statuti, come mai fu possibile che alcuni colleghi dell'illustre teorico lo bocciarono? Il sistema con le palline è un metodo di giudizio che non ammette errori. Questo lavoro o va bene o va male. Nell'arte non vi possono essere imperfezioni. La composizione in cui le voci cantano senza difficoltà, in cui i contrappunti sono armoniosamente combinati, può passare, ma quella che presenta qualche imperfezione deve essere accantonata o corretta prima che venga sottoposta a giudizio. Ma qui si pone un irritante dilemma. Chi si sarebbe mai azzardato a ficcare nel cesto la pallina nera, giudicando insufficiente l'esperimento del più autorevole e celebre teorico del Settecento? Chi furono i contestatori? Sentite come affiorano altre domande. Ma chi si è opposto? Giuseppe Corsini? Antonio Montroni? Oppure il Bernardino Ottani, che in un'età ancora acerba di soli 34 anni si è sentito legittimato a giudicare il più celebre didatte teorico del Settecento e credendo che fosse
Il lavoro di un quattordicenne magari ha anche alzato la voce, cose inaudite. E Gibellone? Cosa ha fatto Gibellone? Sì, proprio lui, Lorenzo Gibelli, che aveva più di 50 anni, una persona molto seria, che avrebbe potuto anche giudicare un genio. Il suo primo sopranetto. Che cosa mise nel cesto? Padre Martini avrà esclamato in cuor suo, anche voi, figli miei. E se in verità le palline furono tutte nere?